19 settembre 1941. Nasce a Milano Mariangela Melato, tra le attrici più versatili del cinema e del teatro italiano. Dopo aver studiato pittura all'Accademia di Brera, per pagarsi corsi di recitazione disegna manifesti e lavora come vetrinista. Matura la formazione teatrale sotto la guida di registi come Luchino Visconti, Luca Ronconi e Dario Fo. E quel che avrà di me, né più né meno, faccia di poi del misero Pireno. Nel 1970 debutta definitivamente nel cinema con Pupi Avati nell'horror Thomas e gli Indemoniati. Nel 1972 raggiunge il successo di pubblico con l'interpretazione di Fiore con Giancarlo Giannini in Mimì metallurgico ferito nell'onore di Lina Wertmüller. Tra i film indimenticabili interpretati dalla Melato, La classe operaia va in paradiso, La poliziotta, Caro Michele, Il gatto, Dimenticare Venezia e Aiutami a sognare. Muore a Roma l'11 gennaio 2013.